espresso subito solidarietà a Gianni Alemanno, che conosco da sempre. Non sempre siamo andati molto d'accordo in politica, chi ha vissuto la storia di Alleanza Nazionale lo sa, però di una cosa sono assolutamente certo: Alemanno non ha mai fatto politica con obiettivi di arricchimento personale, anzi, in epoche non sospette, dopo le elezioni, dopo le elezioni politiche, in cui lui peraltro era ancora sindaco e non era quindi dei Fratelli d'Italia, lui ha più volte espresso una preoccupazione per la sua situazione economica. Non era più sindaco, non era più niente, conseguenza delle campagne elettorali, delle spese che aveva sostenuto. Perché una cosa è certa: Alemanno, per come lo conosco io, le sue idee, condivisibili, non condivisibili, le ha sempre sbandierate per amore delle stesse, non certo per altri scopi. Poi questa vicenda probabilmente dimostra come sia molto molto difficile amministrare una città, e soprattutto che in quei casi valga come insegnamento per tutti: una delle cose più importanti è la scelta dei collaboratori, una delle cose essenziali è non dare per scontato mai che le cose siano semplici o solo quelle che appaiono. Credo che Alemanno si stia molto interrogando su questo aspetto, e comunque voglio ringraziarlo perché si è subito autosospeso da ogni attività politica, e questo gli fa sicuramente onore.